Buonasera, bentrovati con la puntata numero 6 di Sportivamente, la trasmissione in onda ogni mercoledì in seconda serata su Teletruria, che parla dello sport aretino a 360 gradi. Anche in questa nostra puntata avremo ospiti molto interessanti, approfondiremo anche alcune discipline come facciamo come nostra consuetudine ogni settimana qua dal Circolo Tennis Giotto, che anche in questa stagione di Sportivamente ospita la nostra trasmissione. Prima però di introdurre i primi ospiti, io vado a dare il ben ritrovato al mio abituale compagno di viaggio, Riccardo Buffetti. Buonasera Andrea, buonasera a tutti, ben trovati. Riccardo, allora, intanto come abbiamo già anticipato, settimana scorsa è stata una settimana di votazione, no? Perché esatto, si è aperta la prima votazione per il nostro concorso sportivo, sportiva e associazione dell'anno, questo per quanto riguardava il mese di novembre. Allora Riccardo, intanto sono arrivati tanti voti e questo ci fa piacere, così come era già nella passata stagione. E come è andata? Quali sono i risultati per il mese di novembre? Con l'ausilio della grafica di Video Più andiamo a vedere i tre votanti, ovvero sportivo, sportiva e associazione nel mese di novembre, i cui vincitori, ricordiamolo, andranno a finire nel calderone finale di maggio e dunque saranno già qualificati appunto per la votazione finale. Per quanto riguarda lo sportivo di novembre, ha vinto il runner Federico Santini con il 59,5% di votazioni, la sportiva di novembre invece Beatrice Coradeschi con il 51,4% di voti, e sarà anche la nostra ospite, ma non spoileriamo niente, Andrea. Per quanto riguarda invece l'associazione di novembre, ha vinto il Circolo Tennis Giotto di Arezzo con il 40,5% di voti. E dunque, per quanto riguarda lo sportivo, sportiva e associazione del mese di novembre, questi sono i tre vincitori che andranno direttamente appunto nella finale di maggio, dove una giuria esterna voterà lo sportivo, la sportiva e l'associazione dell'anno. E allora, grazie Riccardo, e poi ovviamente come sempre a fine di questo mese si apriranno le votazioni ovviamente per il mese di dicembre. E allora entriamo nel vivo di questa nostra puntata numero 6, le avevamo avuti già ospiti nella passata stagione, parliamo di subacquea, uno sport molto interessante, e io do il ben venuti, bentornati nei nostri studi al Club Calypso di Arezzo. Questa sera sono con noi l'istruttore e il direttore del corso base Riccardo Pela. Buonasera Riccardo. Grazie Andrea, buonasera anche a te. E insieme a lui un altro istruttore del club, Lorenzo Giabbanelli. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Lorenzo. Allora, siete qua intanto perché comunque sta per iniziare un nuovo corso base, quindi per chi si avvicina alla disciplina della subacquea. Parto da te Riccardo, come è organizzato questo corso? Ci si può già iscrivere? Quando inizierete poi a fare lezione? Grazie Andrea. Sì, il corso che inizierà nei primissimi giorni dopo le feste natali nel 2023, ci possiamo già iscriverci. E è diciamo un corso aperto a tutti, a tutte le persone di qualsiasi ovviamente sesso ma anche età. È un corso di primo livello. Noi siamo un gruppo di amici a cui piace andare al mare, ci contraddistingue la passione per il mare. Io dico sempre, non è uno sport, è un hobby che, dove le persone veramente riescono a unirsi e ad andare al mare con la passione per questo ambiente. Assolutamente, volevo coinvolgere anche Lorenzo. Ecco, il corso di primo livello come è strutturato, perché chiaramente magari per persone, no, che per la prima volta si avvicinano alla subacquea, quali sono un po' i gradi e il modo in cui organizzate il corso? Sì, allora, come hai detto te, giustamente è un corso di primo livello, quindi già fa presagire che vi sono più livelli per diciamo intraprendere l'attività subacquea. Il primo livello è il primo corso che si chiama appunto corso base, in cui il neofita, quello che non ha mai avuto alcuna esperienza subacquea, può iniziare ad apprendere quelli che sono i rudimenti teorici e pratici. Il corso infatti si svolge, diciamo così, in tre principali diverse modalità, che sono una modalità teorica, quindi fatta in aula, in cui vengono spiegate le regole, i principi alla base di quello che avviene quando andiamo sott'acqua, e vi è poi una parte pratica che è in piscina,
su cui quindi si fanno le prime prove, la familiarizzazione con l'attrezzatura e con quelle che saranno le procedure da adottare al mare, e poi vi sono delle uscite a mare dove effettivamente si fa le prime immersioni, e in cui viene completata quello che è il percorso didattico, e quindi poi alla fine viene rilasciato il brevetto per poter svolgere le prime immersioni. Ecco, vai Riccardo. Ecco, abbiamo parlato di mare e insomma anche di immersioni nella fase estiva. Ti chiedo, com'è andata la stagione estiva della vostra associazione? Beh, la stagione estiva bene, diciamo, abbiamo svolto alcune attività qui nelle piscine della zona per cercare di trovare, diciamo così, nuovi amici, nuove persone da avvicinare alla subacquea. Poi ognuno ha svolto la propria attività, quindi di solito in vacanza, insomma, quindi diciamo normalmente in estate l'attività, diciamo così, di club associazionistica si ferma e si lascia spazio a quella che è l'attività dei singoli per poter poi riprendere le attività con la scuola e tutto durante i mesi invernali. Ecco, per quanto riguarda invece Riccardo, come direttore del corso base, che numeri vi aspettate per l'edizione che sta per arrivare? E come sono andati quelli degli altri anni? A quante persone avete rilasciato comunque una certificazione e quanti ancora oggi sono in attività insieme a voi? Sì, certo. Allora, post pandemia stiamo vedendo che c'è molta voglia da parte delle persone di riprendere questa attività, per certo. Esempio. Abbiamo già ora diciamo 10-15 persone si stanno interessando a questo corso, poi ti saprò dare meglio i numeri successivamente. Però ecco, notiamo che le persone, i ragazzi giovani, ma non solo giovani, hanno voglia di fare questa attività, questo hobby, lo chiamo così. Ecco, anche perché, come dire, c'è un mondo, no? sotto il mare da poter scoprire. Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì, un mondo fantastico, che tu ti immergi in mare, ma ti immergi anche un po' con te stesso, ecco. E questa è una considerazione molto, molto interessante. Volevo tornare da Lorenzo. Più o meno quante settimane o quanti mesi dura il corso che tu prima hai descritto nelle fasi tra teoriche, poi piscina e arrivare fino alle prime immersioni in mare? Il corso che ci apprendiamo ad iniziare dura all'incirca 2 mesi e mezzo, dall'inizio alla conclusione. Ovviamente viene fatto con incontri settimanali, quindi c'è normalmente un incontro teorico e un incontro di piscina alla settimana, e quindi appunto il tempo per poi finirlo dura abbastanza, perché ci troviamo per poche ore alla settimana. Ecco, e una volta che uno ha concluso il corso e ottenuto questo primo brevetto, diciamo di primo livello, che tipo di immersioni può fare, fino a quanti metri, ecco, qual è, diciamo, poi le competenze che chi partecipa al corso poi ottiene? Chi raggiunge, diciamo, viene brevettato, quindi raggiunge il brevetto del corso base, può svolgere in autonomia, quindi diciamo senza l'ausilio di una guida o di un altro istruttore, le immersioni fino a 20 metri di profondità, sempre però con un compagno. Quindi è un subacqueo vero e proprio, completo, che ha però, diciamo così, il limite di doversi fermare a profondità non troppo elevate, che sono quelle dei 20 metri. Ecco Riccardo, spulciando un po' nei vostri canali comunicativi, in questo caso calypsosub.it, mi sono imbattuto su degli elementi che hanno spiccato, un archeo sub e biomare. Di cosa si tratta? Vi chiedo se fate escursioni anche durante l'anno in cui insieme ai vostri alunni fate vedere quelli che sono poi anche i relitti, leggevo, delle coste italiane. Sì, certo, grazie Riccardo per questa domanda. Andare in mare, andare per mare è imprescindibile la conoscenza dell'ambiente marino, certo. Quindi di flora e fauna, quindi questo è la biologia marina, in poche parole. Nessuno di noi è biologo marino, ma diciamo così ci incuriosisce molte volte sapere cosa andiamo a vedere, cosa andiamo a fotografare, certo. Delle volte, perché no? Tu hai parlato anche di un'altra cosa, archeo sub, io ricordo una bellissima immersione fatta nei mari antistanti Bacoli, a Napoli, in provincia di Napoli, e lì ci sono delle bellezze uniche, non solo in Italia, ma diciamo delle bellezze mondiali per questa cosa. Grazie. Ecco, a proposito di questo, mi ha incuriosito ascoltandoti capire, ecco, quali mari avete esplorato, immagino, insomma, sia in Italia anche oltre, magari, ecco, qualche esperienza particolare che ricordate con piacere, o comunque anche iniziative appunto con il club di gruppo che avete organizzato.
chi vuole rispondere? Prego, prego. Allora, il Mediterraneo è un mare stupendo, quindi non ha da invidiare nulla a tante altre parti nel mondo. Chiaramente vicino a noi, a poche ore di aereo, c'è il Mar Rosso, che insomma, propone dei colori e delle fauna e flora impressionanti, insomma, dei colori veramente unici. Però ecco, dire che non solo le coste antistanti Toscana, ma anche Sardegna sono tra i fondali più belli al mondo. Ecco. Ecco, volevo chiedere anche a Lorenzo se magari per il prossimo anno avete già in come diciamo progetto, comunque in cantiere, qualche escursione particolare in qualche posto particolare, ecco, magari da fare con i vari soci del club. Ma sicuramente stenderemo un calendario ancora in fase di realizzazione in cui ci saranno varie uscite e che saranno più o meno alla cadenza di mensile, credo. Questo poi dipenderà anche poi da quanta adesione avremo. Certo. E che saranno svolti chiaramente qui nei dintorni, e poi dopo, se c'è possibilità, perché no, potremmo anche organizzare qualcosa di un po' più impegnativo anche all'estero. Quello può darsi che avvenga, insomma. Ah, beh, sicuramente un programma che sarà assolutamente ricco e interessante. Visto che siamo quasi in conclusione, abbiamo parlato ovviamente del corso base, dateci anche qualche vostro riferimento, dove le persone possono iscriversi. Immagino abbiate ovviamente una sede, poi i vostri riferimenti anche magari per chi ci ascolta e incuriosito da questa chiacchierata magari si vuole avvicinare alla subacquea. Allora sì, noi abbiamo una sede qui ad Arezzo, che è in località La Pace, quindi dove svolgiamo l'attività teorica. Chiunque ci voglia contattare può farlo semplicemente o andando attraverso Facebook, dove trova tutti i riferimenti, quindi Calypso Sub Arezzo, oppure attraverso il sito, quindi un'email, oppure anche tra i contatti il numero di telefono, quindi prendere, alzare il telefono oppure chiedere di essere contattato magari tramite un SMS, WhatsApp, quello che preferisci, insomma, siamo aperti a tutto. Bene, allora io vi ringrazio, noi siamo arrivati in conclusione di questo nostro primo spazio, ringrazio Riccardo Pele, istruttore e direttore del corso base del Club Calypso, e Lorenzo Giabanelli, anche lui istruttore del club, ovviamente in bocca al lupo per la vostra attività. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi seconda parte di Sportivamente. Seconda parte di Sportivamente, nuovamente qua dal Circolo Tennis Giotto, nel primo spazio abbiamo parlato di subacquea, in questo nostro secondo spazio invece parliamo di un'altra disciplina che merita approfondimento, ovvero il taekwondo. Parliamo sia del taekwondo forme e freestyle, perché abbiamo ospite una delle atlete aretine sicuramente di maggior talento in generale del nostro sport, della nostra provincia, e capirete tra poco perché lei comunque ha già ottenuto, nonostante abbia soltanto 15 anni, già successi a livello nazionale e internazionale a livello giovanile. E io do allora il benvenuto a Beatrice Coradeschi. Buonasera Beatrice. Buonasera. Tra l'altro, Riccardo, sportiva del mese, esatto, di novembre, quindi esatto. Vuol dire anche i nostri telespettatori, come dire, quando hanno visto il suo nome tra quelli che erano stati segnalati per questo mese di novembre, poi insomma hanno votato, perché hanno riconosciuto in lei quello che è il talento che sta dimostrando in questi primi anni, esatto, di attività. E ricordiamo Andrea che, avendo vinto comunque una votazione del mese, entra di diritto nella finalissima, la votazione finale che si svolgerà a maggio. Ricordiamo che la votazione finale quest'anno si svolgerà con una commissione esterna che, poi diremo i nomi nel corso delle prossime puntate chiaramente, che voterà e anzi eleggerà lo sportivo, la sportiva e l'associazione dell'anno della nostra trasmissione. E allora Beatrice, io qui ho un curriculum diciamo molto dettagliato di quelle che è stato poi tutte le tue gare. Ringraziamo anche tuo babbo, insomma, che ci ha fatto un supporto importante per prepararci anche a questo incontro con te. E insomma, da dove partiamo, perché qua insomma le medaglie veramente sono tantissime. Insomma, ti sei riconfermata intanto campionessa italiana freestyle, giusto? Sì. Ecco, tra l'altro recentemente questo successo è arrivato. Sì, il 20 novembre del 2022. Ecco, lo scorso anno sei stata medaglia d'argento ai campionati mondiali, sempre di freestyle. Sì, online, della World Taekwondo. Ecco, solo per ricordare diciamo le medaglie più fresche, ma insomma i tanti ori anche negli anni passati. Tra l'altro hai qua una medaglia, falla vedere. È la
medaglia d'oro del campionato italiano di freestyle del 20 novembre 2022, dove mi sono riconfermata campionessa italiana di freestyle nella nuova categoria in cui sono passata quest'anno. Ecco, intanto prima di ricordare anche gli altri tuoi risultati, insomma la tua disciplina è il taekwondo freestyle in questo, da quest'anno. Sì, e forme. Ecco, insomma, racconta magari a chi questa disciplina conosce poco di cosa si tratta e qual è la differenza tra forme, certo, e freestyle. Il taekwondo è un'arte marziale che si divide nel combattimento, che è la parte in cui va a interagire con l'avversario, mentre le forme, il freestyle, sono più una parte definibile coreografica. E si divide a sua volta la parte coreografica in due rami, le forme e il freestyle. Le forme sono diverse per categoria, io ne ho una decina da imparare e sono fisse, sono le stesse, che consistono in dei movimenti che vanno fatti nel modo più preciso possibile e con la giusta forza e coordinazione per ottenere il miglior punteggio per poter vincere comunque una competizione, mentre il freestyle è una gara che è un'evoluzione delle forme, perché comunque è molto più recente e comprende sia le azioni delle forme che delle tecniche di salto che derivano dalla ginnastica artistica in parte, ma anche un'evoluzione dei calci delle forme. E la differenza fondamentale sta nel sottofondo musicale che appunto dobbiamo trovare nel freestyle, sempre con delle regole specifiche che ad esempio comprendono il genere di musica, l'autore e altre. Quindi serve comunque una preparazione completa. Prima di passare la parola a Riccardo, voglio ricordare che quest'anno Beatrice, quest'estate, ha ricevuto anche il premio internazionale Fair Play nella categoria, sì, studio e sport, perché giustamente ha 15 anni, certo, quindi riesce a conciliare lo studio e lo sport ad altissimo livello. E da qui la domanda: come riesci a unire l'utile al dilettevole, come si dice in questi casi? Sì, non è facile, soprattutto il mese scorso quando ho avuto i campionati italiani. Sono stata molto sotto pressione da parte della scuola e degli allenamenti, però comunque se tieni a più cose riesci a conciliarle, fai il meglio che puoi e otterrai risultati in entrambe le cose. Ecco Beatrice, quante ore ti alleni settimanalmente? Se è un allenamento comunque quotidiano, come si svolge un po' le tue giornate in palestra? Io mi alleno quotidianamente, ovvero tutti i giorni. Vado 3 volte a settimana nella palestra di ginnastica artistica, dove mi allena Luca Vasarri, un insegnante della ginnastica artistica Vigili del Fuoco. E gli altri 3 giorni mi alleno invece nella palestra di taekwondo del mio maestro Gennaro Patrone a Tegoleto, in Civitella Valdichiana. In entrambe le palestre mi alleno circa un paio d'ore, a volte vado anche a sforare l'orario, mentre la domenica faccio o a casa un allenamento da sola, oppure a volte ho a disponibilità la palestra sempre di Tegoleto del mio maestro Gennaro Patrone, oppure molto spesso mi ritrovo nei weekend a dover andare a Roma a Formia per dei raduni o THF, la squadra dimostrativa, oppure comunque della nazionale. E senti, nelle due discipline, al di là di quale delle due preferisci, ma mi piace, vorrei soffermarmi anche un po' sull'arte marziale stessa, il taekwondo. Ci hai raccontato di un'arte marziale che si svolge anche in modo figurato, insomma, no? Dove dovete assimilare, imparare anche le tecniche da un altro sport come la ginnastica artistica. Quale dei due preferisci? Quella legata al combattimento oppure quella in cui poi comunque sei da sola sul palco, sul ring, insomma, chiamiamolo sul palcoscenico, diciamo, e devi farti giudicare dagli altri? Oltre a trattarsi di preferenza, è proprio una specializzazione che ho fatto nel corso degli anni, perché ho trovato me stessa meglio nelle forme, nel freestyle, riuscivo comunque ad esprimermi meglio in gara, nel tatami, in competizione con i miei avversari. E da lì in poi, circa 4 anni fa, mi sono specializzata e ho continuato ad allenare forme freestyle molto di più rispetto al combattimento, che comunque non ho totalmente abbandonato, perché per gli esami di cintura è fondamentale. E ho trovato più emozionante, o comunque qualcosa che riusciva a trasmettere meglio, secondo me, anche l'arte marziale in sé, le forme del freestyle.
Ecco, come si è avvicinata all'arte marziale? Come nasce in te questa passione? E da che età hai iniziato poi a praticare? Io in terza elementare alla scuola di Cigiano Martiri di Civitella ho affrontato un progetto insieme al mio maestro attuale, Gennaro Patrone, in cui il maestro è venuto a scuola per fare un progetto a noi bambini e da lì, dopo circa un mese di questo progetto, mi sono completamente innamorata di questo sport e rincorsi il mio maestro per i corridoi per chiedere cosa fare per fare questo sport e subito dopo, nel giro di una settimana, lo contattai e mi ritrovai nella sua palestra. E da lì non ho mai smesso. Assolutamente, con risultati brillantissimi come insomma hai riportato in questi anni. Tra l'altro hai anche una partecipazione televisiva alla trasmissione Tu sì che vales, giusto? Organizzata dalla vostra federazione per promuovere proprio... Raccontaci un po' questa esperienza. Abbiamo partecipato a Tu sì che vales come squadra dimostrativa, la seconda squadra dimostrativa mondiale dopo quella coreana. E il progetto si chiama THF, è un progetto innovativo e soprattutto recente perché è iniziato circa verso maggio, dove abbiamo iniziato tutti i weekend a fare dei ritiri, dei raduni con comunque i migliori atleti d'Italia di questo sport, sempre forme freestyle ovviamente, e consiste nel mettere su delle coreografie abbastanza lunghe. La prima è durata 5 minuti circa e adesso stiamo raggiungendo un traguardo di circa 25 minuti, mezz'ora di coreografia. E questa dimostrazione consiste nel trasmettere i valori del Taekwondo in tutte le sue forme, che comprende quindi forme freestyle ma anche parti di combattimento, naturalmente in una coreografia sono simulati, e ci sono anche rotture, ovvero delle coreografie, dei salti o dei calci che sono fatti a ridosso di una tavoletta di legno che dà spettacolo, insomma, rompendosi. Senti, invece in quali prossimi impegni ti vedremo protagonista, e ti chiedo se, nonostante la giovane età, hai già degli obiettivi chiari per il futuro. Sì, il prossimo impegno che ho non è una gara, ma è comunque abbastanza importante perché parteciperò a un raduno in cui un maestro coreano verrà apposta per noi dalla Corea all'Italia per insegnarci, per trasmetterci i valori del Taekwondo. Sarà dal 28 dicembre all'8 gennaio, sarà piuttosto lungo e intenso, presumo. E poi ci saranno diverse gare all'estero, verso febbraio, come quella in Germania o in Belgio, in cui spero in una partecipazione con la nazionale. E poi l'anno prossimo ci sarà anche l'europeo e il mio obiettivo ovviamente è partecipare e ottenere ottimi risultati sia nelle forme che nel freestyle. Allora, insomma, un menù ricco anche per il prossimo anno per Beatrice. Ecco, la convocazione per l'europeo passa per gli altri gare che dicevi tu, internazionali, nel mese di febbraio, o insomma come si ottiene poi la qualificazione? Cioè, sono delle gare particolari o siete scelti proprio dalla vostra federazione? Abbiamo un direttore tecnico della nazionale, il maestro Andrea Notaro, che seleziona gli atleti in base ai risultati che ottengono, non è importante solo la medaglia che prendiamo, ma anche l'esibizione che noi facciamo, come il maestro ci vede, e quindi è lui a selezionarci e non c'è bisogno di qualifiche in gare specializzate, decide tutto questo maestro. E allora, in bocca al lupo ovviamente a Beatrice per i prossimi obiettivi, chiaramente sia le competizioni e l'auspicio di vederti appunto agli europei in Polonia. Noi siamo arrivati in conclusione di questo nostro secondo spazio, dunque ringrazio ancora Beatrice Coradeschi, campionessa italiana nella disciplina freestyle. Grazie per essere nostra ospite, complimenti ovviamente per tutti i risultati che stai ottenendo. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Sportivamente.
Terza parte di Sportivamente, come nostra consuetudine apriamo la nostra abituale pagina dedicata al calcio dilettanti. In questa puntata numero 6 scendiamo in seconda categoria, in particolare andremo ad analizzare quella che è la situazione nel girone L e lo faremo con i rappresentanti della Fraticciola. Allora io vado a dare il benvenuto partendo dalla mia destra al direttore sportivo Spinello Caposciutti. Buonasera. Buonasera. Microfono così. Buonasera. Ti sentono anche a casa. Poi accanto a lui l'allenatore Paolo Botti. Buonasera. Buonasera anche a Paolo. E poi il capitano Marco Moroni. Buonasera. Grazie Marco anche di essere te nostro ospite. E allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata con gli amici della Fraticciola, Riccardo, iniziamo come sempre dai numeri, quindi risultati e classifiche dopo l'ultimo turno nel girone L di seconda categoria. Sì, lo scorso weekend si è giocata la 13ª giornata, la terz'ultima di questo campionato. Andiamo a vedere i risultati. Rinviata la gara fra Terina e Fiellese, in quelle invece disputate il Levani ha battuto in trasferta 2-1 il Badiaroti. Fatta Santa Caterina a Terontola 2-0, il Cavriglia ha battuto 4-2 in trasferta il Fulgor Castelfranco. Hanno pareggiato 1-1 Guazzino e Peraltopo. Vittoria esterna del Bettolle in casa del San Marco La Sella. Poi due vittorie invece interne, quella del Santa Firmina contro il Monte Mignaio 2-1 e quella dello Stia contro Fraticciola 5-1. Per questi risultati la classifica ci dice che in testa alla girone L di seconda categoria c'è il Levane con 25 punti, ma sono tante le squadre in una manciata appunto di punti. Poi c'è la Caterina fatta Santa Caterina 24, Stia 23, Monte Mignaio 22, 21 i punti della Fraticciola insieme al Pievaltoppo, Terontola e Cavriglia 20, Santa Firmina 19, Bettolle 17, Laterina e San Marco La Sella 14, zona rossa, zona retrocessione, Guazzino 13, Faellese 9, Badiaroti 8 e Fulgor Castelfranco chiude con 6 punti. Grazie Riccardo. Allora, intanto, come dire, grazie anche per, come dire, essere venuti dopo un turno di campionato sicuramente non favorevole e come dire, speriamo, come dire, no, che questa ospitata vi possa poi portare bene per un riscatto immediato. Commentando proprio l'ultimo turno, volevo andare sia dal mister che dal capitano. Prendesi un microfono, ok. Paolo, parto da te. Insomma, 5-1 fin troppo pesante oppure è stata una giornata da dimenticare? È una giornata da dimenticare, però dal pesante partiamo. Perché ieri si è giocato in un campo veramente assurdo, dove era impossibile giocare a calcio. Diciamo che è chiaro che un 5-1 non si discute, la squadra di casa ha interpretato al meglio la tipologia di gioco, ma non c'è stata partita, non era impossibile giocare a calcio. Io ritengo che la nostra squadra sia una squadra molto giovane e tecnica, non si è saputa adattare a quello che era invece la necessità primaria, cioè buttare via la palla. Purtroppo questo non è accaduto. In parte voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, perché l'idea comunque di voler giocare la palla anche in quelle condizioni per me è stata una cosa positiva, tanto che ecco, ai ragazzi non c'era da rimproverargli nulla. Una giornata così. Ecco Marco, da capitano, insomma, nello spogliatoio, insomma, cosa vi siete detti dopo la partita? Insomma, condividi le analisi che ha fatto l'allenatore? Ma certamente, indubbiamente dopo un 5-1 nello spogliatoio non ci può essere tanta felicità, come è normale che sia. Come ha detto il mister, però sicuramente è stata una giornata storta, il campo non ci ha aiutato, loro si sono adattati subito, probabilmente anche perché giocano lì, si allenano lì, quindi lo conoscono sicuramente meglio di noi. È andata così, è andata male, speriamo già di riprenderci domenica prossima, dove ci sarà subito un altro impegno molto importante in casa. Ecco, io coinvolgerei anche il direttore sportivo Caposciutti, una Fraticciola che settimana scorsa era seconda, adesso è quinta, comunque veramente è a pochi punti dalla zona playoff / promozione diretta. Quali sono gli obiettivi della Fraticciola di quest'anno e soprattutto vi chiedo, visto che siamo in pieno mercato invernale, se ci saranno dei movimenti all'interno della sua squadra? Ma l'obiettivo era già stato fissato all'inizio, di fare un campionato di media alta classifica.
Noi, io e il mister siamo arrivati quest'anno in questa società che anzi vorrei, come dire, vorrei elogiare per l'organizzazione che io non mi aspettavo, perché io ho 6-7 anni che ero fuori dal giro e parlando con Marcello Santicciò, insomma, mi sono trovato su questa società ma non pensavo che fosse organizzata a sti livelli. L'obiettivo è, fin dall'inizio, di fare un campionato medio alto a classifica. E fino alla settimana passata veramente eravamo forse anche un po' più in linea di quello che pensavamo dall'inizio. Però ancora il campionato è lungo. Io, come ripeto, da 5-6-7 anni che ero fuori, ma questi campionati ne ho fatti diversi e so come funziona, sono campionati duri. Magari prima erano abituati, ora un po' su quelli del senese, che non lo so se era a sto livello di questo Aretino, ma questo è duro, io l'ho sempre conosciuto così, anzi devo dire che forse mi sembra ancora più come posso dire, più impegnativo per le trasferte, per i campi, per tutta la situazione. Però ci siamo adattati, mi sembra, allora, a parte ieri che sono successi un po' di tutti, perché non soltanto in campo, insomma, uno quando perde 5-1 perde 5-1. Però, come ripeto, mi dispiace anche per la società, per tutti, perché magari sono organizzati, insomma, si è fatta una buona trasferta a livello logistico, poi dopo è andata male, però dai. Vediamo. E sul mercato? Sul mercato sinceramente abbiamo qualche problema su qualche reparto, ci stiamo muovendo, ma è molto dura perché c'è delle situazioni, insomma, che ancora non sono chiare. Allora, vediamo un po', comunque ci stiamo muovendo. Quali richieste ha fatto l'allenatore? No, una cosa la devo dire, dall'inizio noi siamo partiti con una rosa, l'obiettivo era di 20, siamo arrivati a 22, 21, 22. E ecco, questa è una domanda che mi fa molto piacere, perché dall'inizio che siamo partiti il 22 agosto, Paolo, no? A venerdì sera noi meno di 20 giocatori al campo non ci sono mai stati, dalla preparazione all'allenamento e anche con queste serate qua, e questa è una soddisfazione che è mia e del mister e penso di tutto l'ambiente. Ecco, ma proprio di questo volevo ricoinvolgere nuovamente Paolo Botti, insomma, quello che diceva il direttore sportivo è anche sintomatico di un gruppo comunque coeso. Tu prima mi hai detto, no, siamo una squadra giovane, tecnica, che sicuramente segue anche quelle che sono le tue indicazioni e quindi ecco, questo può essere, no, poi la vostra forza fino adesso comunque di un campionato che al di là dell'ultimo turno comunque vi vede protagonisti nelle zone alte della classifica. Sì, ci tengo, grazie anzi di questa domanda, ci tengo a precisare proprio una cosa, che non c'è partita dove non vedi negli avversari magari un giocatore che è sopra le righe, un giocatore che dici madonna, vorrei avere forse. E poi la prima riflessione invece è quella di dire e chi gli potrebbe fare posto, perché anzi ci è anche capitato di rifiutare onestamente qualche giocatore valido, perché c'è un gruppo di ragazzi molto molto equilibrati e che hanno più di una caratteristica, secondo me, difficile. Oltre ad essere buoni giocatori, sono anche veramente bravi uomini, diciamo, già per l'età giovane che hanno. Quindi io non ho fatto nessuna richiesta. Come si muove la società è solo se purtroppo c'è la necessità o di qualche infortunio, che purtroppo certo è capitato. Però niente, io sono veramente soddisfatto dei ragazzi che abbiamo. Ecco Marco, può essere il gruppo a fare la differenza e a regalare alla Fraticciola qualcosa di importante in questa stagione? Ricordiamo che domenica tra l'altro ci sarà un altro incontro importante perché arriverà il Levane capolista. Sì, ma sicuramente il gruppo, io sono oramai da 5-6 anni giù alla Fraticciola, quindi parlo perché ho visto certe cose, si sta veramente bene, e infatti non è un caso che il direttore e il mister, quando sono arrivati, hanno visto e hanno confermato 13-14 giocatori, mi pare. A questi poi si sono aggiunti altri ragazzi giovani, magari usciti da
da qualche juniores validi, altrettanto validi, qualche elemento più esperto che comunque in un gruppo è necessario per fare un determinato tipo di lavoro, di campionato. E quindi il gruppo è sempre stata la nostra forza. Difatti noi, come è avvenuto tante volte, vinciamo tutti insieme, come è avvenuto ieri e è avvenuto altre volte, probabilmente potrà riaccadere, speriamo di no, però perdiamo anche tutti insieme, quindi questo è la cosa che ci deve unire. Per l'importanza della partita di domenica prossima, penso che non ci sia da discutere, nel senso che è già una partita importante di per sé, arriva la prima della classe, quindi è una partita che neanche si commenta. Veniamo tra l'altro da una brutta sconfitta che tutti sappiamo, tutti riconosciamo, però questo ci deve dare soltanto lo slancio per fare bene e per cercare di portare a casa la vittoria, insomma. Ecco, una considerazione, siamo quasi in conclusione, però la volevo da tutti e tre, guardando anche la classifica e questo grande equilibrio. Parto dal direttore sportivo. Secondo te, ecco, le squadre che possono, diciamo, giocarsi la vittoria del campionato fino alla fine, e se sei convinto che questo equilibrio possa durare anche poi nel girone di ritorno, anche in primavera, dove di solito i campionati si decidono? Visto queste partite qui, secondo me sì, fino all'ultima giornata, l'ultima no, però fino all'ultima giornata sarà una classifica così corta. E mi hai chiesto una squadra che mi ha impressionato, il Monte Mignai. Secondo me c'ha un organico valido, molto valido su tutti i reparti, e i giocatori, si vede che vengono da categorie superiori. Io non so se vengono da Pelago, da quelle zone là, dal Fiorentino, qualcuno l'ho anche intravisto anni prima, però si vede, insomma, che secondo me il Monte Mignano è una delle squadre più forti che c'è. Poi dopo, insomma, l'altro classico lo dice, la Fratta e tutte quelle altre squadre che sono lì, insomma. Ecco, voglio chiedere anche a Paolo una considerazione su questo. Sì, siamo abbastanza in linea, ovviamente, anche perché la classifica lo dice. Io credo che si possa andare per molto tempo avanti ancora con un gruppo di squadre che se lo giocheranno, però c'è sempre l'handicap delle festività. Di solito a gennaio qualcuno riparte più forte e qualcuno molla. Chissà, io speravo che l'acqua se ne presa tanta gente. Ecco Marco, anche te una conclusione, chiudiamo con te, insomma, questa analisi del campionato e anche a questo punto le prospettive vostre, insomma, ecco. No, anch'io la penso, diciamo, come il mister, il direttore. Comunque vedo un campionato abbastanza equilibrato, siamo due giornate alla fine del girone d'andata, abbiamo visto praticamente quasi tutte le squadre e sono squadre tutte, direi, discrete, nel senso che devi comunque fare la partita per cercare di portare a casa punti, quindi è un campionato che secondo me è equilibrato e sarà equilibrato anche nel proseguo, io credo. E allora sicuramente sarà molto emozionante questa seconda categoria L, insomma, ci apprestiamo, Riccardo, ad una lunga volata, no? Anche nel girone di ritorno vedremo chi la spunterà. Ovviamente in bocca al lupo alla Fraticciola, che comunque sta facendo un'ottima stagione. Dunque io ringrazio il direttore sportivo Spinello Caposciutti, l'allenatore Paolo Botti e il capitano Marco Moroni. Prima dei saluti ricordiamo, Riccardo, gli appuntamenti social con Sportivamente. Potrete rivedere Sportivamente dal giovedì, quindi dopo la prima messa in onda su Teletruria, che è il mercoledì, sui social Facebook e Instagram della trasmissione Sportivamente, e vi ricordiamo, insomma, che la votazione per il mese di dicembre ci sarà a ridosso dell'anno nuovo e saranno nuovi nominativi scelti da voi. E allora, grazie Riccardo, ovviamente ci vedremo prossima settimana. Io ringrazio Video Più che ha curato le riprese e la regia. Sportivamente torna tra 7 giorni per l'ultima puntata del 2022.